il vostro team qui ad Expo di che cosa si occupa? Abbiamo in carico la sorveglianza del sito espositivo, quindi abbiamo collocato 150 strumenti differenti per il monitoraggio di artropodi, funghi, batteri, virus e fitoplasma. Abbiamo ad esempio questo che è un captaspore per il monitoraggio delle spore dei funghi, e sempre per i funghi abbiamo collocato delle speciali esche in tutta la parte canali presenti sul sito. Per quanto riguarda gli artropodi abbiamo una serie di trappole, sia feromoni che con attrattivi alimentari oppure trappole cromotropiche. E i feromoni sono stati fatti arrivare da molte parti del mondo in funzione di una valutazione del rischio eseguita sulla base dei dati Eurofit, delle segnalazioni internazionali, delle alert list delle organizzazioni internazionali che si occupano di protezione delle piante. Per quanto riguarda il monitoraggio di virus, fitoplasmi e batteri, c'è in atto un campionamento di vegetali a rischio. In particolare siamo stati molto impegnati per la problematica legata a Xylella fastidiosa, e quindi sono state campionate tutte le piante di caffè introdotte nel sito espositivo, che sono presenti nel cluster del caffè, al padiglione della Colombia e al padiglione del Brasile. E inoltre è stato fatto un enorme lavoro su tutte le piante di olivo che sono state campionate e controllate una a una, e sono più di 200 piante di olivo presenti sul sito espositivo. Ecco, si può dire che in qualche modo voi proteggete Expo da degli organismi alieni? Sicuramente sì, il primo scopo di questo lavoro è uno scopo di prevenzione dell'introduzione di organismi nocivi alieni, o meglio di early detection, cioè di intercettazione in modo rapido di eventuali intrusioni di organismi nocivi alieni. Questo territorio della Lombardia ha pagato già tantissimo negli ultimi anni per gli organismi alieni che sono stati introdotti, in particolare per tarlo asiatico, cinipide del castagno, erbigna milovora, hanno creato danni per milioni di euro e anche grosse ripercussioni negative sull'ambiente lombardo. Quindi si è pensato, in occasione di questa esposizione universale, di lavorare a livello di prevenzione. Ah, ci puoi spiegare come funziona questo captaspore? Sì, dunque, allora, è uno strumento che viene utilizzato proprio per catturare in realtà non solo le spore, ma qualsiasi micro elemento che è presente nell'aria. Noi in particolare lo usiamo per le spore fungine, e praticamente funziona con dei pannelli solari. Dentro c'è un meccanismo, diciamo, a orologeria, viene caricato, c'è un tamburo sul quale viene applicato un nastro adesivo in particolare. Questo tamburo compie il giro, un giro completo nell'arco di una settimana, aspirando l'aria presente nell'atmosfera. L'aria va a finire appunto sul nastro adesivo, il quale appunto viene ritirato una volta a settimana e mandato al laboratorio di Nopro. Allora, ci può spiegare come funziona questa trappola che mettete nei canali intorno ad Expo, che contiene delle mele? Allora, sì, praticamente è un'esca che viene utilizzata per catturare le spore presenti all'interno dell'acqua, perché ci sono alcuni funghi come la Phytophthora, Ramorum e anche altre specie che hanno spore natanti all'interno dell'acqua, e le mele, decomponendosi, fa una sorta di schiuma. Quindi una sorta di terreno di coltura proprio per le spore, e questo permette di intrappolarle. Dopodiché noi, naturalmente, raccogliendo le mele, le portiamo ad analizzare, e queste vengono riconosciute dal laboratorio di Minorio. Che cosa fa un tree climber? Allora, un tree climber utilizza le tecniche dell'alpinismo per salire sugli alberi, infatti la parola inglese tree definisce proprio albero, in modo da poter effettuare potature, e nel mio caso specifico
posizionare trappole per il campionamento monitoraggio di alcuni tipi di insetti.